Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Stalker 2. Continua il nostro viaggio all'interno di Stalker 2 con altri consigli utili per il vostro viaggio nella zona. Video breve oggi per parlarvi di un'armatura che vi renderà la vita molto facile dall'inizio del gioco fino a quando non comincerete a trovare gli esoscheletri. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo. Solita tiritera ovviamente prima di iniziare con i link che trovate in descrizione, con Twitch dove potete trovarmi tutti i giorni live, anche se abbiamo ripreso a fare le dirette anche qui su YouTube, quindi se volete potete seguirmi anche direttamente qui. Vi ricordo anche Instagram, che è il social che utilizzo di più per rimanere in contatto con voi. Se volete scrivermi nei DM cercherò di rispondervi sempre. Allora, andiamo dritti al punto, così il video sarà bello sintetico. L'avete già vista la tuta nel video precedente dove vi ho parlato di quanto è importante il peso all'interno di Stalker 2 per farmare e viaggiare con tranquillità. La tuta si chiama Seva D e come vedete è una tuta che ha delle stats di base che tante altre che trovate in giro all'inizio non hanno, quindi vi sarà sicuramente molto utile. È una tuta che parte con 3 slot per gli artefatti che vi permettono di avere di base già una buona varietà di build, ed è una tuta con il casco integrato, quindi vi farà risparmiare anche qualcosa con il peso. Ma la cosa migliore ovviamente sono le statistiche, tanta protezione fisica così come anche quella psionica che nella parte centrale del gioco comincerà sicuramente a servirvi. Quindi un'armatura a tutto tondo che, come vi dicevo, vi terrete per un po' di run fino a quando non troverete qualche esoscheletro interessante. Fino ad allora questa è la vostra migliore opzione, fino a quando userete i soldi ovviamente per ripararla. Per prendere questa tuta vi basterà stare nella seconda zona, quindi potrete prenderla fin da subito ed andare ad est fino a questo landmark chiamato La Gabbia. Qui troverete un palazzo in costruzione con un'anomalia al suo interno che vi farà danno nel tempo, quindi portatevi un po' di cure e salvate la partita prima di entrare. L'obiettivo è quello di scalarlo dal suo interno e arrivare in cima. Per farlo dovrete passare per qualche cornicione pericoloso e fare qualche salto, ma in qualche minuto dovreste stare in cima dove non ci sarà più l'anomalia, quindi potete stare tranquilli, respirare un pochino eccetera eccetera, e soprattutto potrete prendere la tuta ed altro loot. Questa tuta, essendo una tuta particolare, non potrà essere potenziata dai vendor che avete sbloccato fino adesso, ma dovrete farlo ad un altro avamposto, uno specifico chiamato il cementificio, che si troverà da questa posizione tutto a nord, che è proprio quello che sta di fronte alla centrale nucleare. Arriverete in questa zona più avanti nel gioco grazie alla main quest ovviamente, ma direi che non è un problema se fate una capatina e date un'occhiata e vi potenziate l'armatura anche prima. Visto che non pesa tanto come le altre, io ho optato per potenziare la resistenza all'usura per farla durare di più e spendere meno per le riparazioni, e ovviamente ho messo anche lo slot aggiuntivo per gli artefatti e quello protettivo per metterne uno con le radiazioni massime senza problemi. Per gli altri potenziamenti, come vedete, ci vogliono i progetti, quindi quando c'è la spunta sopra blu vuol dire che per quel potenziamento ci vogliono i progetti, che si trovano ahimè sparpagliati per tutta la mappa all'interno dei nascondigli. Anzi, fatemi sapere nei commenti qui sotto se per caso ne avete trovato qualcuno in giro per la mappa per la Seva D, così da aiutare quelli di voi che invece vogliono potenziare al massimo questa tuta senza badare a spese. Io spero come sempre che il video vi sia stato utile, e fatemi sapere qui sotto nei commenti anche se state usando questa tuta, se avete già trovato qualche esoscheletro figo o se per caso state utilizzando altre tute. E vi ricordo di lasciarmi un like se appunto il video vi è stato utile e di iscrivervi al canale se non volete perdervi altri video su Stalker 2. Alla prossima!